Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti sul mio canale. Quindi oggi piccolo video haul delle cose, cosine che ho comprato in questi giorni. Come sapete, io parto in vacanza a fine mese, fine settimana, quindi faccio un po' di video delle cose che ho comprato per partire, dei regalini, eccetera, eccetera. Comunque, sono proprio poche cose confronto a quello che ho comprato, perché ho comprato tanti regali per la famiglia, ma ho già messi in valigia. Quindi questi che stavano ancora sulla tavola, sul letto, ho detto dai, adesso faccio un video. Quindi ci sono cose mie, cose che devo portare di regalo. Quindi non vi dirò certi articoli, non vi dirò il prezzo, perché comunque sono un regalo. Ok, partiamo. Allora, prendo così, vado a random. Allora, incominciamo qua da questi. Allora, questi sono dei regalini che farò a mia nipote, una delle mie nipoti, ho cioè due nipoti, Emma, mia nipote Emma, che porta il nome della mia mamma. Quindi, gli ho comprato questo costume. Allora, vedete com'è bello? Un bel rosa, corallo, un bel corallo. Adesso la luce no, non è proprio uguale perché c'ho comunque le tapparelle scese, un bel colore, e sotto è questo, vedete? Molto carino, si allaccia qui di lato, così, e sopra così, al balconcino, vedete? Quindi questo l'ho preso per mia nipote, per Emma, a me mi è piaciuto moltissimo, sono, vedete? Così, imbottiti. Quindi sono, è proprio un una bella stoffa, a me mi è piaciuto tanto, qui sono a righe e qui sono a pallini, vedete? Quindi molto bello. Questo è uno, poi sempre per lei, per mia nipote Emma, gli ho preso questo ensemble di lingerie, vedete? Allora, Vichy, color Vichy rosa. Allora, è quindi reggiseno e c'è il tanga. Bello, molto carino, molto delicato, colori molto delicati, vedete? Quindi a me è piaciuto moltissimo, quindi credo che sarà contenta. Bel colore rosa, veramente. Ecco, questo è proprio il rosa, il tono di rosa è questo, ecco. Si vede bene là. Così, ecco. Ci sta questo merlettino, vedete? Scusate. Sta rifinito bene, vedete? Ecco così, e il reggiseno sta fatto così. Ok, dunque, questa era per la prima nipote, questa è per la seconda, questa è per Cinzia. Quindi gli ho preso un altro, sempre costume, vedete? Questo è sopra, proprio marin, marinaro, marinaia. Ecco, questo è il sotto, quindi il classico maillot de bain al bikini, così, con il laccetto dietro, a righe, a petit pois, a pois, la mutandina uguale, vedete? Ci sta il nudo, quindi può fare il nudo, lo toglie come vuole. Ecco. Quindi questi, non vi dirò il prezzo perché è un regalo. Ok, poi per il figlio di mia nipote, ha 17 anni, quindi gli ho preso gel douche, capelli e corpo, la marca Playboy, molto profumato. Buonissimo. Proprio molto maschile. New York, Playboy. E gli ho preso un deodorante, vedete? Senza alluminio e senza parabeni. Ok, questi regali no, per il figlio di mia nipote. Poi, allora, ho comprato della Garnier, un'ombra solare con protezione 50. Allora, questo ottimo affare, l'ho pagato solo 3,99 euro. Ecco, sono scontati. Come sono gli sconti, mi sembra, i saldi sono fine giorno 2 agosto, quindi sono veramente gli ultimi giorni, quindi questo stava, mi sembra che 10,99 o 11,99, una cosa del genere, adesso l'hanno messo,
a 3,99. E questo l'ho preso da Zeman, vedete? 3,99. Quindi un ottimo affare, protezione 50, ottima. Quindi ho preso questa. Questa è per me, eh? Quindi quello che è per me ve lo dico, e quello che sono i regalini ve lo dico anche. Quindi questo è per me, fa per noi, per me e mio marito. Poi, allora, sono andata, cercavo dei sottobicchieri, non trovavo dei sottobicchieri, sempre quando prendiamo il tè, mio figlio quando prende il tè nella camera, nella cameretta, quando viene qualcuno a bere, qualsiasi cosa. Quindi ho preso questi 8 bicchieri, ma ne mancano perché mio figlio già li ha presi gli altri, abbiamo messo in cucina. Vedete? Sono di vetro, sono fatti così, molto belli, vedete? Sono di vetro, kitchen touche. Allora, ci sta scritto tutto sopra, sta scritto pere, pere, funghi, roti, mandorle, banane, vedete? Molto molto bello, molto carino, sono di vetro, sono fatto così, ci sono questi quattro. Questi gommini così non scivolano, antiderapant, quindi questi li ho presi e non mi ricordo quando li ho pagati perché li ho presi in questi giorni, ho preso tante cose, non mi ricordo i biglietti, adesso non ho avuto tempo di prenderlo, mi sembra 1 euro, mi sembra una cosa del genere, proprio era stato, aspettate, che mi ricordo, questo l'ho preso da GIP, sì mi sembra 1 euro, 1 euro sono scontati a 75%, 1 euro, quindi ottimo, bella qualità di vetro, belli. Poi, allora, per quelli che mi seguono su Instagram, avete sicuramente visto questa foto. Allora, ho preso questo registro telefonico proprio vintage, mi è piaciuto moltissimo perché mi ricordo io anni fa già l'avevo, non lo so se era mia mamma che ce l'aveva, mi sembra, sì. Quindi quando l'ho visto l'ho preso, anche perché adesso abbiamo tutti i numeri registrati sui telefonini, tutto è automatico, però in casa veramente sì, a parte sulle agende non abbiamo proprio scritto i numeri, quindi l'ho preso. Vedete? Si apre, non so, per quelli che non conoscono, si mette la lettera che si vuole e si va direttamente alla lettera. Quindi si possono scrivere gli indirizzi, i numeri telefonici. Quindi molto pratico e l'ho preso, quindi stava 75%, l'ho pagato 1,75 euro, invece di 6,99 mi sembra, sì, una cosa del genere, non voglio dire scemenze, ma una cosa del genere mi sembra, 6,99 l'ho pagato 1,75 euro, quindi un ottimo affare, molto bello, molto legno, cromato qua, insomma molto bello, molto. Ok, non ho ancora scritto perché non ho avuto tempo, forse lo farò quando torno dalle vacanze. Io sto squagliando, ragazze, fa un caldo, fa troppo caldo. Poi mi sono presi questi perché mi piace disegnare, mi piace fare la pittura quando ho tempo, perché se non ho tempo, se no mi dedico comunque alla pittura e ai disegni. Allora ho comprato questi Crayon, delle matite, matite da disegno. Allora, ci sono tutti i numeri, ce ne sono 2, 4, 6, 8, quindi dal 6B al 2H, quindi ho tutte le punte, vedete? Allora, non l'ho ancora aperta, ci sta anche la trussa, allora l'apro con voi. Questo l'ho pagato 1,75 euro, perché stavano ugualmente, stavano tutte al 75%, 1,75 euro, 2 euro, una cosa del genere, quindi proprio pochissimo. Apro con voi. Non so nemmeno com'è fatta. Ah, è tutta rossa, vedete? L'astuccia è tutta rossa. Dentro è così. Vedete? Ci sono le matite, ci sono tutte le punte. Ok, questa 3B. Da questa parte, scusate, ma no, questo è solo. Quindi l'astuccia è così, vedete? Rossa. Molto bella, si chiude e si porta anche in borsetta. Se si vuole andare da qua, io la porterò sicuramente perché quando faccio il viaggio sicuramente farò disegni, leggo, faccio un po' di tutto io, eh. Quindi questa 1,75 euro, ci sono 8 matite da disegno. Ok, questa porta caldo. Mi sto squagliando, ragazze.
Allora, questo vi ho fatto vedere, poi ho comprato anche questo per il viaggio, quindi questi abbiamo pagato 65 centesimi da Leclerc per il trucco, per tutto, questi bastoncini. Poi abbiamo comprato anche questo cotone per portare per il viaggio. Allora, i dischetti, questi ce ne sono 100, li paghiamo 55 centesimi da Leclerc. Ok, poi prendo a caso, eh. Poi stamattina sono andata al negozio Reserve Naturel dove vendono trucco, dunque trucco, borse, foulard, ci sono un po' di tutto, bijou e tutto. Io ho preso questo, sono andata stamattina e da Nature, allora si chiama Reserve Naturel. Allora hanno cambiato le bustine, prima erano rosa, ve le ho fatte già vedere altre volte. E ho poi acquistato, ecco là ci sta ancora il biglietto dentro. Allora, ho preso questo profumo da borsetta. È così, ci stanno quanti ml? Sono 5 ml, penso. Non so se sta scritto. Allora, Eau de Parfum, acqua di profumo. Oh, saranno 5 ml, mi sembra. Non ci sta scritto. Non lo so. Comunque, ho preso questo da borsetta. Questo rosa così, un bel rosa, si vede lilla ma è rosa. E ho preso il Cashmira, ecco, vedete? Cashmira è un profumo orientale. Allora, è molto buono, molto profumato. A me piacciono i profumi come tipo Piom, Reminiscence, tutti i profumi belli forti. E questo, buonissimo, vedete? Sta fatto così. E si sente. Molto molto profumato, veramente profumo delicato e allo stesso tempo si sente. Come spiegarvi? A me piacciono questi tipi di non so cosa ci sta dentro come fiore, come profumi. Comunque farò una ricerca e vi metterò che cosa ci sta dentro. Allora, questo si chiama Little Adopt. Questa è la marca. Ecco, Cashmira. Profumatissima. Quindi, da borsetta, questa allora stava 3,95 e l'ho pagata col 50%, l'ho pagata 2 euro. Ah sì, ecco, 10 ml, sta scritto su un biglietto. 10 ml, l'ho pagato 2 euro invece di 3,95. Il profumo da borsetta. 2 euro. Poi ho preso in base per le unghie. In base coat, me è questa per la crescita delle unghie, base croissance, perché io in questo momento ho le unghie molto molto si rompono, sono fragili e non so perché sono periodi a me, poi certe volte vanno benissimo, quindi là metterò un po' di questo. Allora, ecco, il negozio è questo, Reserve Naturel, vedete dove sono stata, questo, dunque ho preso questo. Anche questo era scontato, ecco ci stanno anche le spiegazioni dentro. Ecco così ci sono le spiegazioni, scritto piccolissimo, come al solito. Comunque, ecco, questo è Nail Ecaire Base Croissance. Allora, ricco di calcio, protezione delle unghie. Per migliorare la resistenza delle unghie. Quindi proverò. Allora, questo ho pagato 2 euro invece di 4. Stavano anche questo stava al 50%, vedete? Ho pagato 2 euro. Quindi ho preso questi due articoli, ho speso 4 euro. Allora, ho un colore che non ho mai visto, non è chiaro. Profumo di smalto, quindi proverò, vediamo che cosa farà, se funziona oppure no. Quindi anche questo 2 euro. Poi allora mi sono comprata, sono andata allo Shein stamattina e mi sono comprata questa camicina da notte, vedete? Non so se la vedete bene, scusate, aspettate, adesso mi avvicino, ecco,
l'ha fatta così. Vede? Sta così col merletto avanti, fatta così, vede? Con il fiocchetto, scusate ma si vede bene, ecco, allora sta fatta così, un bel blu, vede? Così, è corta fino sul ginocchio e l'ho pagata, allora, vedete? L'ho pagata 6,99 euro. Ci stavano anche rosa, ma era un rosa un po' fluo, era troppo. Questo blu mi è piaciuto moltissimo perché è molto delicato, sta fatto benissimo, veramente delle belle finizioni, vedete? Vedete come sta fatto bene? Vedete? Un bel merletto, molto leggera, e quindi ho preso questa per me. Poi cosa ho preso di altro? Scusate. Poi, allora, no, prima di farvi vedere questo, vi voglio far vedere questo. Allora, parlando sempre di regali, questo è un regalo che ho fatto per mia sorella che vive in Italia. Allora, questo è il regalo per mia sorella che vive in Italia, vi dicevo. Quindi, gli ho preso un ensemble di, allora, vi faccio vedere. Ho preso gel per fare la doccia. Sono tutti alla noce di cocco, ne ho presi quindi una combo, si dice così. Allora, ecco, questo è gel per la doccia alla noce di cocco, al cocco, e il profumo è strepitoso, si sente il cocco, che è una cosa buonissima, vedete? Non vi dico il prezzo perché vi ho detto questo è un regalo, quindi ho preso questo. Allora fa 400 ml, ecco, 400 ml, latte. Poi gli ho preso shampoo per i capelli, sempre uguale della stessa linea, quindi questi sono shampoo per i capelli, ugualmente al cocco e si sente il cocco veramente. Poi gli ho preso la pre-shampoo, il balsamo sempre al cocco, sempre della stessa linea, anche questo 400 ml. Lo shampoo anche 400, vedete? E per finire gli ho preso una crema per il corpo. Allora, crema per il corpo, non so se sta scritto anche in italiano, vedete? Crema per il corpo, body lotion 250 ml. Quindi gli ho preso il completo, quindi dalla doccia fino ai capelli e fino al corpo, vedete? Ho preso tutti questi per corpo, capelli, balsamo e crema corpo. Ragazze, quando sono profumata, penso che fotocino un po'. Quando torno dalle vacanze me lo comprerò anche io. Allora, andiamo. Allora, questa è la crema per il corpo. Andiamo. Buonissimo. Un odore molto 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 profumato e la crema, ecco, si assorbe subito. Sì, non lascia la pelle. No, vabbè, adesso la sto un po' sudata perché. Però ottimo odore. Quindi per mia sorella ho preso questo, poi ha preso altre cose, ma non sto a dirvi tutto quello che ho preso. Questi sono più, diciamo, i regalini più che vi voglio far vedere. Per gli uomini ho preso delle bottiglie di vino, champagne, insomma. Non vi sto a far vedere proprio tutto. Poi, allora, per mia sorella, quindi gli ho preso questi prodottini, come vi ho fatto vedere, e gli ho preso anche una busta per metterli dentro. Molto bella, mi è piaciuta moltissimo, con questi fiocchetti qua, vedete? Questi, questi sono colori, vedete? Sono delle P1. In Italia non so come si dicono le P1. Vedete questi fiori? Il colore è bellissimo, delicatissimo, rosa, rosa chiaro, con un joli beige. Bella, quindi metterò qui i prodotti per mia sorella. Ok, vedete, allora questo. Poi per il figlio di mia nipote, il piccolino, gli ho comprato, perché loro sono già stati qua, quindi avevo già dato regalo, avevo già comprato altre cose. Comunque, gli ho comprato questi libri di
Avengers e Star Wars, può disegnare e ci sono tanti stickers. Lo so perché questi li ho già presi per mio nipote, che è più grande, eppure che ha 8 anni e gli piacciono moltissimo. Quindi Star Wars e Avengers. Questi sono per il piccolo Lele. E voilà, mi sembra che tutto. Ah sì, poi non so se nell'altro video vi ho fatto vedere, avevo comperato la lana 75 centesimi, il gomitolo che devo fare un poncio per quest'inverno. L'ho incominciato, sono andata a prendere ancora altra lana perché me ne avevo preso, non mi ricordo più, ne avevo preso più poche, 4 mi sembra. Ne ho presi 2 in più, a 75 centesimi invece di 2,99, quindi questo paga 75 centesimi, ne ho presi 6 e già ho fatto il poncho, sta già una bella metà. Comunque adesso non ho più tempo quando ritorno dalle vacanze, quindi questo 75 centesimi ne ho presi ancora 2. Poi ho preso per mia nipote piccolina, la figlia di sempre di mia nipote. Allora, gli ho preso dalla Rocher, gli ho preso questo shampoo, scusate ma non mi vedete più. Allora, vi dico che ho preso una gel douche per la doccia, allora ho preso al miele e al muesli. Vedete? Non so se vedete. C'è il sole, mi sembra che non vedete più. Ecco, così. Un gel per la doccia, quindi da Rocher gli ho preso questo. E poi gli ho preso uno struccante come i miei, perché sono ottimi. Quindi incomincia a truccarsi, è la figlia di mio nipote, quindi gli comprerò questo, sarà contenta. Perché incomincia a mettersi un po' di rimmel, c'ha 14 anni, comincia a mettersi un po' di rimmel, un po' di crema, un po' di. Quindi gli ho preso questi. E gli ho preso anche una bustina per metterla dentro. E gli ho preso questa bustina, vedete com'è bellina? Scusate, ecco. Bella colorata, quindi li metterò dentro questa e poi li metterò altre cose. Io ho fatto dei braccialetti, o comunque c'è ancora parecchie cose che aggiungerò dentro. E poi al mercato, queste sono 2 settimane fa, mi sembra. Allora, vi ricordate, io ho un matrimonio per il mese di agosto per mio nipote, è il matrimonio di mio nipote. Vi avevo fatto vedere quello che dovevo mettermi in combinaison, ma non lo so, non lo so, forse metterò quella, ma come mi sono presa un altro vestitino rosa chiaro, color pastel, molto delicato, semplice, forse mi metto quello, quindi non lo so, non lo so, mi porterò tutte e due e vedrò se fa troppo caldo, se fa 40 è impossibile di mettere il pantalone nero, farà troppo caldo. La combinaison, quindi penso che metterò il vestitino rosa, molto semplice, elegante, vi farò vedere, comunque vi farò vedere, non lo so che cosa è. Comunque per i capelli come li legherò, farò uno chignon, questo è sicuro perché fa troppo caldo. Mi sono presa, ho acquistato questa rosa, questo fiore, allora un fermacapelli, un fermaglio nei capelli, vedete, molto delicato, che metterò nello chignon là di lato, perché farò, penso che farò uno chignon bello alto, tipo anni 60, molto molto elegante. Farò un chignon o così oppure short, non lo so, vedrò. Quindi mi sono preso comunque questo piccolo bijou per mettere tra i capelli, vedete? A me è piaciuto moltissimo, quindi ho preso questo, vedete, vanno i capelli. E poi ho comprato anche questo. Allora, questo è un bracciale, vedete? Va così, vedete com'è bello? Questi con tanti strassini, brillantini. Vedete? Quindi, allora, questo si può mettere sia tipo collier, sia bracciale, vedete? Si gira, si mettono più giri, si mettono 2 giri e va. Questo è molto bello, molto carino, molto elegante, veramente veramente delicato, a me è piaciuto moltissimo. Ci stavano tanti colori, grigio, verde, ma io ho preso nero, che il nero ha con tutti i colori. E voilà ragazzi, mi sembra che
vi ho fatto vedere tutto, vi ho detto ci sono ancora altre cose, ma comunque per gli uomini ho comprato bottiglie di vino, ma non sto a far vedere tutto, e quindi questa è solo una piccola parte di quello che porterò in Italia. Quindi ragazze, vi auguro un buon video, se questo video vi è piaciuto mettete un like, non ve ne dimenticate, e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale, mi farà piacere e io vi risponderò con piacere. Ragazzi, vi auguro una buona serata e vi dico alla prossima. Ciao!